Dal production Isole Sparse, Renato De Paoli, buongiorno. Oggi è il 21 aprile 2012. Cominciamo la rassegna della giornata raccontando un po' i giornali, cosa raccontano, confrontandoli e raccontando anche di un convegno che si è tenuto, Tavola Rotonda, Capitale Umano e Pari Opportunità per la Donna. Eccolo qua, indetto dai dottori commercialisti e degli esperti contabili, 17 marzo. Ecco, questa è la scaletta. Hanno presentato Alberto Santolin, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, poi c'è stata Carla Favara che presiedeva, Mirta Corà, avvocato del Foro di Vicenza, Mara Pilla, dottore commercialista, e poi successivamente Tavola Rotonda, il capitale donna nelle esperienze delle donne, i traguardi delle vite vissute, Ilaria Cavagioni, architetto, del direttore e coordinatore sovrintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Venezia, nell'impresa Claudia Piaserico, imprenditrice, vincitrice del premio Belisario 2011, Giovani Talenti, Made in Italy, Miss Chef Designer. Poi Agnese Lunardelli, imprenditrice, presidente della Commissione Pari Opportunità, Comuni Fossalta di Piave, Venezia, esempio di governance congiunto uomo-donna e valore della diversità di genere. Nella libera professione, Francesca Boschetti, notaio di Barbarano Vicentino e consigliere del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza, Bassano del Grappa, e infine Ilaria Zaltron, ragioniere commercialista di Vicenza. Ecco, cari amici, il resoconto della giornata. Allora, ha aperto la giornata, appunto, dicevamo, il presidente dei commercialisti, Atos Santolin, che ha salutato tutta la platea formata al 95% da donne. L'iniziativa si è tenuta in contrada Le Morette 13 presso la sala del capitolo V-Art al secondo piano. Un centinaio di persone presenti e la Ho esordito poi la Carla Favero che presiedeva parlando delle problematiche della categoria, la commissione parcella, l'opportunità per i giovani, la finanza agevolata, le attività e le iniziative, le difficoltà che incontrano le donne nel mantenere l'autostima. Poi è toccato all'avvocato Corà, che ha parlato di conciliazione famiglia-lavoro per i professionisti, quali strumenti, contributi di cui è l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, numero 53. Un argomento poco trattato nelle aziende, nei dipendenti, per poter cambiare e interrompere l'attività. Anche dei liberi professionisti trovano sussidio. L'intervento, dice, si struttura in agevolazione riferita alle donne che devono praticamente fare, per dare attuazione a questa legge, presentare un progetto e
calcolare delle spese e poi ottenere in base a una direttiva europea un rimborso. Quindi serve una domanda, dicevamo, che va inoltrata a un ufficio, piano finanziario con preventivo compreso il sostituto e poi reso telematico attraverso una piattaforma telematica e anche in forma cartacea, dopodiché ci sarà una valutazione che escluderà alcuni perché i fondi non bastano mai e si faranno delle scelte per valutare chi potrà usufruire di questo fondo. Poi è toccata a Fabiana Mainente di Veneto Banca, anche questa donna in carriera, tra le altre, consulente finanziario che ha tracciato un po' il panorama delle donne nella banca, sottolineando che ormai le donne in Italia e nel Veneto si stanno facendo abbastanza largo, prendendo posti che una volta erano appannaggio degli uomini e ormai coprono settori e ruoli come capo area che erano tradizionalmente in capo agli uomini. Questo in attuazione dei decreti 215 e 216. Una volta il rapporto tra uomini e donne in banca era 1 a 7, oggi si è passati a 2 a 1. In Banca d'Italia ormai le donne sono il 35% e hanno anche ruoli di dirigenza elevati, la vicepresidente, se non vado errato. Nella Federal Reserve le donne coprono il 16% dei ruoli, dice sempre questa oratrice che corrisponde al nome, abbiamo detto, di Fabiana Mainenti di Veneto Banca. Il trend per la parità è ben evoluto, ormai in Italia siamo al 40% di donne che lavorano nel settore finanziario e fra poco, se il trend continua, si arriverà ai trend europei della Finlandia che è il 75%, quindi si prospetterà un problema opposto, ovvero la diritti di pari opportunità per gli uomini. Ecco. Quindi le donne sono più brave, dice, a fare squadra, a fare team, hanno più pazienza e più senso pratico e sanno risolvere i conflitti e in questa maniera sanno meglio gestire le imprese che creano più profitto dove è inserita la donna. Ha citato una legge Golfo Mosca e si è sottolineato l'aspetto dei consigli di amministrazione che vedono poco presenti le donne, oppure se sono presenti hanno un mero ruolo di ratifica di decisione del capitalista che le ha proposte, ovviamente. Ma vorrebbero anche un ruolo di gestione e di decisione. Quindi si diceva prima, le aziende con le donne hanno una migliore redditività del 20%, dice. Ah, oppure mettiamo punto, hanno una migliore redditività. Poi si è fatto un excursus del Veneto Sviluppo, che è un fondo della regione Veneto, sempre da parte di questa oratrice, dove
La Regione Veneto ha il 51% delle azioni e il 49% è ripartito a tutte le altre banche. Con questo fondo la Regione intende agevolare le imprenditrici, finanziando a quelle che hanno certi requisiti fondi di rotazione per le imprese, per i consorzi, per le donne residenti in Veneto, residenti almeno col capitale del 51% che sia femminile, oltre altre piccole o grandi necessità tecniche per adempiere a questa direttiva. Vediamo un po' ancora per arrivare in fondo a questa lunga excursus. Ecco, poi è toccata alla dottoressa Mara Pilla, esperta di contenzioso tributario, in particolare dottore commercialista, presidente della commissione di studio dell'ordine per il contenzioso tributario, penso che sia in Vicenza. Trattato degli argomenti un po' spinosi. Quindi l'illecito nel contenzioso tributario, le condotte che costituiscono reato, e ha così delineato che nei reati contro il patrimonio e i tributi più colpevoli gli uomini commettono in campo fiscale più illeciti delle donne, hanno una mentalità, ha detto, maggiormente antigiuridica. Le donne commettono in campo fiscale e tributario meno reati degli uomini. Quindi le donne hanno un'inferiore condotta di illecità. Forse questo, dovuto a motivi diversi, e quindi propongono esse stesse di far parte in futuro o in presente di collegi sindacali come nei consigli di amministrazione. Poi ha apprezzato le differenze uomo-donna, che praticamente danno un miglior risultato di team, di squadra. E poi ha anche rivendicato un ruolo che la donna ha nel mondo, il ruolo femminile da non sottovalutare, quello tradizionale di madre e anche direttore generale della famiglia in casa e fuori, che non tutte disdegnano. Cambiare il punto di vista, pensiero creativo e trasversale. Nuovi mercati, l'Asia, l'Europa si deve confrontare con l'Asia e gli altri paesi che competitori e cominciare a impegnarsi con attitudine per affrontare questa sfida. E quindi la differenza di genere, secondo lei, è un valore. Un'azione positiva significa quote rosa.
abbiamo sintetizzato in maniera breve quello che è stato dalle 15 alle 18:30, poi è cominciata fino alle 18:30, poi è cominciata la tavola rotonda dell'architetto Cavagioni Ilaria, abbiamo detto dell'ordine, architetto dell'ordine degli architetti, ovviamente direttore coordinatore soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, che ha fatto un po' l'excursus dei suoi successi professionali, da ultimo il restauro delle procuratie nuove o vecchie. Vediamo dove sono qua gli appunti. È stata anche professionista in Vicenza, dopodiché è nata a Roma e ora ha messo a segno questo bel restauro, un cantiere pilota con 3 milioni di finanziamento in Piazza San Marco, una sfida vinta al femminile, dice, insieme con tanti altri collaboratori e collaboratrici, un restauro, un traguardo e poi raccontato anche la sua esperienza lavorativa, di aver fatto molti concorsi, di aver preso un dottorato e poi come lavora nel suo team. Poi forse vi è toccato prima la notaia Boschetti Francesca, di 42 anni, anche lei notaio in carriera, che svolge la sua professione nel sud della provincia di Vicenza, Barbarano Vicentino, raccontato un po' delle difficoltà iniziali della gente di andare da una notaia, ma ormai ha avuto il successo che si aspettava. Non conosceva la commissione pari opportunità, ma ne ha apprezzato il suo lavoro. Poi è toccata la dottoressa Angelli, è un maschio che è intervenuto, il dottor Angelli dell'Agenzia del Territorio, che ha parlato della sua esperienza, altri in contatto con delle femmine, a proposito dell'Agenzia del Territorio, della comunicazione istituzionale e del suo lavoro, e quindi della comunicazione. Ha notato un modo diverso di rapportarsi alla sua agenzia di comunicazione tra gli uomini e le donne del suo personale, e quindi sta svolgendo un esperimento mediatico trasversale dove coniuga aspetti di lavoro e logistica riferiti al format e al target. Poi è toccato all'avvocato Piaserico, imprenditrice, ha cominciato la carriera, ha studiato da avvocato e poi ha intrapreso la carriera di imprenditrice portando avanti l'azienda familiare, raccontando anche le difficoltà per una donna di inserirsi in un
contesto familiare tradizionalmente maschile. Ma la sua volontà e la sua voglia di fare l'ha premiata perché ha raggiunto il premio Bellisario, dicevamo prima, 2011 Giovani Talenti del Made in Italy, Miss Chef Designer, che è un premio per gli orafi di oreficeria, design e moda di alto livello, e quindi una soddisfazione che corona e premia i suoi sacrifici rispetto al voler cambiare, rispetto all'inserimento studentesco che l'avrebbe vista avvocato, fa l'avvocato ma dentro nella sua azienda, e quindi ha fatto tante belle esperienze che ha raccontato alla platea. Poi da ultimo è toccato a Zaltron Ilaria, ragioniera commercialista, che anche un po' musicista, comunque diplomata, credo di aver capito bene, al conservatorio in flauto traverso, da 22 anni iscritta al collegio. Anche lei ha raccontato una esperienza molto intensa per emergere, per riuscire a diventare una donna in carriera anche lei, e perché proveniva da una famiglia numerosa, e poi alle varie figli che a sua volta ha fatto, e di conseguenza poi è riuscita a coniugare famiglia e professione. E anche lei ha raccontato la sua esperienza, auspicando che nei consigli di amministrazione e di revisione, come già lei fa parte, ma di aumentare le quote femminili e l'importanza decisionale femminile. Grazie se mi avete ascoltato, scusate la lunghezza di questo video. Vicenza, oggi è, l'abbiamo già detto, arrivederci.